Buonarte a tutti, sono Fabrizio Guerrini. Questa è la puntata speciale di Caffè d'Asta, dove il caffè non c'è, ma c'è un flut di spumante. Perché l'asta 896, che si svolge in sei tornate, avrà una caratterizzazione specifica: è stata imbottigliata, usiamo il termine vinicolo, in due tornate speciali che vengono definite le tornate del Grand Caveau. Il gran finale, il finale dorato della stagione, una stagione d'aste di arte moderna e contemporanea. Qui c'è un po' un distillato, usiamo sempre un termine vinicolo, vitivinicolo, di opere, di artisti con una particolare valenza, di contenuto e qualitativa. Tutte le opere nell'asta hanno sicuramente un interesse collezionistico, ma il Grand Caveau è appunto un Grand Caveau particolare, speciale. E allora stappiamolo questo Grand Caveau. Durante questa presentazione ogni tanto mi fermerò su qualche lotto specifico e lo chiamerò il lotto Cin Cin, cioè un lotto particolare che mi spinge a un brindisi simbolico con chi sta seguendo questa puntata di Caffè d'Asta. E allora stappiamo l'asta 896 con un catalogo molto elegante, dove emerge questa valenza specifica delle due tornate d'asta. Cominciamo a sfogliare il catalogo. Che ho avuto la possibilità di pubblicare una mia riflessione. Non sono un critico, non sono uno storico, sono un emotivo nel rapporto con il collezionismo d'arte. E questa riflessione cerca di racchiudere un po' le emozioni che a me danno le opere d'arte che vanno in asta. Mi autocito, mi perdonerà chi mi sta ascoltando, chi mi sta seguendo, mi autocito per una riflessione che sento dentro e so benissimo che può essere condivisa da tante persone che hanno a cuore il collezionismo d'arte con una valenza anche, come dire, emozionale. Ecco, in questo testo introduttivo dell'asta io ho scritto: l'arte si è proposta per chi ne sente la passione come una via d'uscita dalle ansie del momento. I cataloghi d'asta della Meeting Art sono diventati in questo periodo, almeno per il sottoscritto, ma non credo di essere solo, come le mappe di un tragitto di bellezza, di colte opportunità di possesso, lontane dall'effimero mordi e fuggi dell'utensile della moda, auto o smartphone che sia. Diciamo che quest'asta finale dorata di stagione è un po' un riaprirsi, un ritornare agli incontri, a vivere all'aperto, frequentando musei, mostre, aste, incontrando persone. Finito l'epoca dura, severa, necessaria del lockdown, torniamo all'aria aperta e quindi stappiamo volentieri questa asta 896. Asta 96 che viene subito dominata all'inizio da questa etichetta. Usiamo ancora un termine vinicolo, vitivinicolo, è un Cristo di cui parleremo poco più avanti. Cominciamo a degustare i lotti in asta: Valentino Vago, Turcato, un Roberto Crick, una spirale del 1950, quindi nel periodo, come dire, cruciale, più forte, più intenso della ricerca di Crick sul mondo delle spirali, un diaframma di Nanda Vigo. Vedete già che sono opere già davvero da Grand Caveau. Piero Durazzo è una lirica, la pittura analitica che si fa lirica, che si fa poesia, che è di quella di Carmen Gloria Morales. Questo per me è un lotto cin cin, quindi faccio il primo brindisi con chi segue la puntata di Caffè d'Asta speciale Grand Caveau. Carmen Gloria Morales è un'artista che in questi dittici mostra come la pittura analitica non è estranea a una pittura che si fa astratto, figurativa, emozionale. Questi dittici dove l'artista mostra le estremità del suo fare pittura, unite in realtà dall'essere pittrice, quindi è un'artista con una grande carica poetica. Carmen Gloria Morales, sicuramente un lotto cin cin. Emilio Scalavino, poi abbiamo Jenkins. Ci sono diversi Magnelli in questa asta 896, che sono questi inchiostri, la ricerca di Magnelli. Insomma, Magnelli è stato un grande dell'astrazione, uno dei maestri dell'astrazione geometrica internazionale, e ci sono diverse op alcune opere nell'asta assolutamente chicche per la ricerca dell'artista: Bice Lazzari, Elio Marchegiani, Griffa, Mimmo Rotella,
un Perilli del 61, quindi un Perilli ancora nella ricerca tra segno e geometria. Siamo nella fase più intensa del gruppo Forma 1, che appunto nasce in quel periodo. Quindi una tempera e pomice graffita su carta di particolare interesse collezionistico. Ecco qui un altro Alberto Magnelli. E poi un Giulio Leparca, un maestro del grav, se ne parlava un tempo fa col professor Granzotto, ospite della Meeting Art. Le opere di Leparca non sono frequenti nelle aste. Il Gran Caveau dell'896 non poteva rimanere insensibile alla presenza di una bottiglia di Le Parc. Ecco, quindi è stato giusto metterla nel caveau. Marcello Morandini, Uncini, due grandi belle opere che meritano un cin cin, sono due lotti cin cin. Artisti diversi ma forti, come Lucio Del Pezzo, con questa metafisica che sembra colorata, ironica, serena, in realtà è una metafisica molto molto concettuale, e questo Vasco Bendini di grandi dimensioni, ipotesi d'attesa dove la tempesta scenico di colore, di toni, fanno comunque di Bendini uno degli artisti importanti dell'arte italiana. Poi abbiamo Listron, un Valerio Adami, vedete che il tono, la gradazione, usiamo ancora un termine vitivinicolo, di questi lotti è particolare. Jenkins, un Giuseppe Uncini che è ancora nella fase di ricerca pittorica, un'opera storicamente importante, un Marchegiani del 77, anche questo nel campo della ricerca, così come una terracotta di Mainolfi. Avanti, ma c'è da ubriacarsi, bisogna sempre. L'arte va approcciata con grande moderazione, come anche chiaramente l'alcol. Un Gianni Dova, Sagra della Primavera del 61, ne ho parlato in un mio post nel blog Base d'Asta. Questa è un'opera di transizione dove Dova comincia a dare una tonalità molto più serena, più leggera, leggera nel senso artistico del termine, alla sua ricerca surrealista uscendo dalla fase della pittura nucleare, no? Quindi nella fase degli anni 50. Un'opera sicuramente importante, di transizione 61 per Dove, un anno significativamente importante, va anche alla Biennale di Venezia, insomma, un'opera da gran caveau. Poi giriamo, ancora Roberto Crippa, Piccoli, un Jenkins, un acquarello di Jenkins. Jenkins lo diceva ancora il professor Granzotto, sempre in quella puntata televisiva di Meeting Art, di quel salotto televisivo. Jenkins lo ha definito, lo considera uno dei grandi artisti dell'astrazione internazionale, che ha pagato il fatto di non essere rimasto negli USA ma aver girato il mondo. Poi ha vissuto a lungo in Francia, ha avuto contatti col mondo orientale, quindi non ha, come dire, si è un po' sdoganato dal contesto americano, pagando forse in questo momento storico, ma la storia è ancora da scrivere, del mercato di Jenkins, come dire, staccandosi un po' da quella che era la possibilità anche di sostegno, di difesa da parte del mondo delle grandi gallerie statunitensi della sua opera. Ma Jenkins rimane lì, nel caveau, in attesa di essere stappato. Qui lo stappiamo con questa bella, 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 bella acquarello del 1980 di buone, di ottime dimensioni. Un altro Lucio Del Pezzo, qui siamo nella ricerca storica, un Marcello Lo Giudice. E qui ho una, già qui vedete che siamo in un caveau, perché abbiamo un Ermar Nietzsche, di cui c'è una grande riscoperta in questo periodo, un Giuseppe Spagnuolo di una grande carica scultore, anche se di pittura, un Paolo Icaro, che sono Op e un Nunzio, due scultori, due artisti, che poi la divisione scultura e pittura è opinabile. E poi abbiamo questo César è un'opera storicamente importante, siamo nel nuovo realismo, César Baldaccini, questo Italo Marsigliese. Questo è un secchiello con dentro questa, ne ho parlato su Base d'Asta, con questa sostanza che esce, che è reale, per cui lui faceva queste ricerche folli, che è un misto di poliuterano, di espanso, mischiato al gas freon. Mischiando queste due sostanze, la materia si espandeva per poi solidificarsi. Quindi è una ricerca alchemica. E quindi
Non è, questo secchiello è frutto di una sperimentazione di César degli anni del 68. Lui faceva queste performance. Questa è un'opera storicamente importante che dimostra la genialità di questo artista che faceva ricerche all'apparenza assurde, ma l'arte è per lanciare l'esca, per buttare il cuore al di là della materia e andare in un oltre. E César trova questo mix di sostanze che crea queste espansioni. Questo è per me un lotto cin cin. César Baldaccini, dal francese, prova d'espansione del 68. Da seguire, questo lotto è da seguire. Mario Schifano è poi una delle più belle grafiche del mio personalissimo giudizio tra le opere multiple dei grandi artisti. Cretti di Burri Neri sono, secondo me, molto 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 belli, molto suggestivi. Il giudizio è personale. Qui abbiamo un Cretto di Burri, tra l'altro io l'ho visto dal vero, tenuto perfettamente, senza nessun problema, e qui a costo di ubriacarmi è un altro lotto cin cin, anche perché comunque non guido, quindi posso anche magari bere un sorso in più. Gerhard Schneider, un'opera di buone dimensioni, e qui immaginate che siano altri due Brindisi. Adesso vi fermo un attimo, però sono due lotti cin cin. Un Getulio Alviani del 63, sottolineo la data, e questo Manlio Rò. Questo Mario Rò, che è un'astrazione geometrica, una pulizia, un nitore. Io l'ho visto dal vero. I colori qui, l'immagine, insomma, lascia questa patina un pochettino un po' irreale, ma visto davvero quest'opera canta, è intonata, è bilanciata. Questo è un altro pezzo forte del Cavotto 96, il Mario Rò, Lotto 58, una opera senza titolo del 1940. Siamo nella ricerca delle correnti della stazione geometrica. Quello che fa appunto capo a Reggiani, a Mario Rò, sono artisti assolutamente di grande valenza, a volte un po' defilati e poco considerati dal punto di. Ma non è vero, non è vero. Mario Rò è importante, questo è un bel lotto. Piero D'Orazio, un Emilio Scanavino figurativo, no? Guardate, nel cavò si trova anche come l'edera, dove c'è questo. Praticamente Scanavino disegna questo cavalletto dove i suoi grovigli sono come edera che si stanno impossessando della struttura, quasi come un'altra forma di vita che si inserisce nella realtà, no? Nella realtà, nello studio del pittore, il groviglio si impossessa di un cavalletto. Un'opera di grande valenza poetica e concettuale, come dire che l'anima di Scanavino era intrisa di questi grovigli e dominava la sua realtà, la sua visione del mondo. Avanti, un Griffa del 75 di grandissime dimensioni da Damaino. E qui un'altra pagina dove vediamo un Enrico Prampolini, il futurismo che si fa astrazione, ricerca dell'astrazione negli anni 50. E qui uno di Nicola De Maria più originali e grandi, di ottime dimensioni. Regno dei fiori, universo senza bombe. 85-86, quindi siamo, come dire, ancora negli anni caldi della transavanguardia, con una mappa dove il regno dei fiori sono queste forme e con i colori di De Maria. Feito, un'altra opera importante, cin cin, e auguri a tutti di buona arte, con questo Giulio Turcato, un reticolato, dove il reticolato è proprio l'immagine del nostro inconscio, dei nostri pensieri. È un selfie che Turcato fa al proprio io, dove gli intrecci della mente creano appunto questi reticolati. Un'opera del 58, molto molto forte. Anche qui un Armane, questo Luigi Veronesi, che l'ho visto dal vero. Qui le dimensioni del foglio di carta, del foglio del catalogo lo imprigionano, perché è un'opera di 1,50 m per 1,60 m. Di una grande potenza scenica e di colore. Beh, potenza scenica, Carlo Accardi,
con quest'opera di 2,17 m per 1,34 m, una cardona, mi perdonino la forzatura, ma è una bella cardia al 90. E poi, beh, Cristo, signore e signori, possiamo, ecco voi Cristo, il mondo dell'arte, la storia dell'arte già lo conosceva Cristo. Poi la passeggiata sul lago. E purtroppo la sua scomparsa, comunque prematura, perché quando un grande artista, come era anche Jean-Claude, la sua compagna di vita, scompaiono sempre troppo presto, perché il mondo ha bisogno di poesia e di poeti ce n'è bisogno. E quando un poeta se ne va, come Cristo, è sempre troppo presto. Comunque il mercato, il mondo dell'arte, il mondo delle aggiudicazioni d'asta sta dimostrando quello che la storia dell'arte già sapeva. Cristo è un gigante. E qui abbiamo un progetto del 67 e assolutamente bello. Poi andiamo nella seconda tornata d'asta. Qui ci serve già un lotto cin cin, ma Brindisi l'ho fatto dopo. Lo faccio dopo perché abbiamo un'opera di Severini molto molto bella. Ma ne parliamo dopo. Poi abbiamo Armodio e questa è la seconda tornata, scusatemi, la seconda tornata è quella di domenica 13 giugno. Ho stappato la bottiglia e la finisco. Ecco qui Sandro Chia, Alberto Magnelli, San Tommaso, Sughi. Adesso scorriamo in questa degustazione magari un pochettino più rapida, ma poi la degustazione dovete farla voi. Io non sono un sommelier, io sono come uno come voi che degusto l'arte e poi trovo il vino o la tipologia di vino che mi piace di più. Questa è un'opera di Concetto Pozzati molto importante e via, facciamo il lotto cin cin. Pozzati è un artista assolutamente trascurato in questo momento. Questa è un'opera che ha fatto la Quadriennale di Roma nell'86, di grandi dimensioni, pane pieno nero, dove dimostra tutta la potenza concettuale di Pozzati, un'opera dell'86. Tanofesta, Aldo Mondino, Michelangelo Pistoletto, che non può mancare in un caveau. Abbiamo un ritratto di César Baldaccini, abbiamo prima visto il Secchiello, qui abbiamo un'espansione anilina e pastiche, quindi sempre questa sua ricerca sui materiali che conduce a una figurazione. Avanti, Mondino, un Virgilio Guidi del 47, una marina, l'isola di San Giorgio, dove qui il baricentro del punto nero che troviamo spesso nei suoi quadri è una imbarcazione, quindi siamo nella fase di transizione da una figurazione tradizionale, anche se Guidi non è mai stato figurativo tradizionale, a un concetto, a un'opera di più forte natura spazialista. Un Giulio Danna con un aereo pittura di particolare potenza, De Pisis, un altro Virgilio Guidi del 63. In una degustazione d'arte non può mancare un Campigli assolutamente gustoso. Una figura busto del 61, Enrico Bai, come no? Qui abbiamo ci sono delle nature morte nell'896, nella seconda tornata di grande, secondo me, suggestione. Una di queste è questo Mario Tozzi del 37, natura morta sulla spiaggia. Colori, tonalità, tra il metafisico, il surreale, il Novecento, insomma, gran bella opera. Così come anche il Lottone Rosai poco sopra il Morlotti. Qui abbiamo una pagina di artisti statunitensi, non statunitensi perché Sherman è canadese, ma del Nord America. Andy Warhol con un self-portrait dell'86, in una grande degustazione d'arte non può mancare certo Andy Warhol, Marilyn Minter e Tony Sherman canadese con questa Umbrella. Un'altra natura morta. Coscodella, dicevo di una natura morta, questa di Guttusa è particolarmente forte, con i colori molto molto intensi della poetica di Guttuso. Un Michele Zazza, La ricerca tra fotografia e concetto, un'opera di grandissime dimensioni, paesaggio segreto, so che sta suscitando grande interesse,
e vuole essere degustata e vuole finire in qualche caveau. Questa è un'opera che dal caveau della Mittingar sicuramente finirà in un altro grande caveau. Nicola Samori, di cui adesso ho letto di una mostra importante, adesso non mi ricordo dove, ma si sta svolgendo una mostra importante su questo artista che fa proprio della ricerca tra figurazione classica, dove questi volti diventano evanescenti, spariscono, vengono deturpati nel senso alto dalla poetica dell'artista. Luca Pignatelli, Ronald Bechler. E qui abbiamo l'altro Cristò. Questa è una grafica di Cristò. Ma Cristò, per il suo tipo di ricerca, le opere uniche, certo, sono opere uniche, ma dove anche con le opere grafiche lui finanziava la sua ricerca, che era le sue performance, la sua arte che va nel paesaggio, che cambia la realtà, veniva sovvenzionata da queste opere, dove l'opera unica a volte è comunque un'opera seriale sul progetto, e dove i multipli testimoniano comunque la ricerca dell'artista. Questo è un multiplo importante dell'81, dove l'artista prende un pacco sul carrello, quindi impacchetta già un pacco, quindi già qui c'è il doppio, il concetto che si sovrappone al concetto, e dove c'è appunto l'uso di oggetti quotidiani, no? Cristo è apprezzato anche per l'impacchettamento di oggetti quotidiani. Sedie, poltrone, oggetti di uso comune, in questo caso un pacco. I pacchi di Cristo, un carrello che porta un pacco, che è un pacco di Cristo. Insomma, c'è una sorta di scatole cinesi sul concetto del pacco. Qui l'otto cin cin, e le due pagine sono un l'otto cin cin. Un vaso di fiori alla finestra di Filippo De Pisis. E questa natura morta di Renato Paresce. Paresce, questa figurazione assolutamente rarefatta come artista, almeno io sfogliando il catalogo della Mittingar l'ho incrociato, non mi ricordo di averlo incrociato. Questa è una natura morta del 22 con una linearità di struttura, di forme, che richiama il futurismo, che richiama la figurazione, la metafisica. Insomma, Paresce è un grande poeta della pittura. Nato in Svizzera, morto a Parigi nel 1937, l'opera del 22 da vedere, da degustare, da stappare. Ci stava in un gran caveau Renato Paresce, questo c'è anche una bottiglia, quindi un lotto d'annata. E poi tra i lotti importanti dell'asta 896 c'è questa Suite Vollard. Tutta la suite Vollard di Pablo Picasso, con tutte le incisioni, le 100 incisioni di Picasso. Questa è un'edizione del 92 con Picasso post mortem, però un'edizione importantissima perché la suite Vollard è la Bibbia grafica di Picasso, e questa è stata l'unica volta dopo la scomparsa dell'artista, è la terza edizione in cui è stata fatta da un museo tedesco, quindi storicamente, artisticamente, come valore della testimonianza storica, l'intera suite Vollard di Picasso in asta è una chicca da gran caveau che merita di essere sicuramente stappata. Come il Valerio Adami della 2014, questo salvo su cui mi è caduto l'occhio più volte e a cui dedico l'ultimo cin cin di questo caffè d'asta speciale. Questo L'epoca delle aringhe, già il titolo carinissimo, forte, con questi colori molto sereni, con queste forme geometriche che ne fanno quasi un quadro, sembra quasi di vedere il Manio Rho di prima, no? Con queste forme geometriche che diventano paesaggio, ma il paesaggio diventa forma geometrica, è salvo. È salvo, fatto salvo che sia salvo, andiamo avanti. Poi abbiamo Lennio Morlotti. Anzi, scusatemi, qui devo fare un ulteriore brindisi, riprendo la bottiglia, la ristappo idealmente, perché probabilmente preso dalle bollicine mi sono dimenticato e perdevo di vista quest'opera di Sironi del 55. Tre figure. Sironi è nella fase più riflessiva, intima, finita la guerra, è passata l'epoca della sua pittura, come dire, anche
erroneamente considerato come ideologica. In realtà Sieroni è sempre stato un gigantesco artista che ha cercato di essere se stesso. Qui però siamo nella fase in cui l'artista riflette sul suo essere pittore, con queste tre figure che sembrano un'opera di Piero della Francesca, con queste tre figure che guardano, non si guardano tra loro, dimostrando, come dire, l'alienazione del momento. E poi questo Gino Severini, visto dal vero. Gino Severini è stato un grande mosaicista. Se voi andate lì con la lente, vedrete che tutte sono queste pennellate, sono state appoggiate, sistemate come se fossero le tessere ideali di un mosaico. Questa, ecco, la regina delle nature morte dell'asta 896, Grand Caveau, è proprio questa, con questa natura morta che poi così natura morta non è, perché i piccioni sono qui e c'è un piccione che spicca il volo. Quindi è una natura che comunque è viva, è una natura che esce dal concetto di natura morta e poi con una qualità pittorica di quest'opera. Io non sono un critico, io non sono un esperto, non posso, non, però avendo visto il dipinto ne sono rimasto sinceramente impressionato. E questa era l'ultima bottiglia di questo Grand Caveau dell'asta 896. L'asta è questa, l'abbiamo degustata, spero nel modo migliore, però la migliore degustazione sarà sicuramente la vostra. E con questo, con l'ultimo brindisi, vi auguro di passare serenamente non soltanto queste tornate d'asta, ma anche la prossima estate. Buona arte a tutti!